Sono ricco, guarda, guarda, guarda quanto sono ricco, perché leggo un casino, sono ricchissimo. Oggi parliamo dei miei segreti per leggere tanto, soprattutto per leggere bene. E lo facciamo con la domanda di Stefania. Ciao Luca, seguo sempre con interesse i tuoi video dove consigli di leggere libri. Volevo chiederti se per memorizzare tutto ciò che leggi utilizzi qualche tecnica particolare. Cara Stefania, grazie per questa domanda. Credo in effetti che ci siano delle buone abitudini da acquisire per sfruttare al meglio il proprio potenziale di lettura. Molto spesso io vedo che le persone si soffermano sull'importanza di leggere di più, questo però non deve essere a discapito di leggere bene, leggere meglio. Il che significa leggere delle cose che poi ti rimangano, che riesci a integrare tra loro e a mettere in pratica. Con in mente questo obiettivo, ecco ora alcuni punti che a me sono tornati utili e tra i quali non troverai le tecniche di lettura veloce. Non perché abbia nulla contro di loro, ma perché non le ho mai imparate e quindi non le utilizzo. Il punto primo è: mentre leggi devi prendere appunti. Io prendo appunti o direttamente sul libro, e ogni tanto in fondo ci sono delle pagine bianche dove scrivere, oppure scrivo direttamente a margine delle parole del testo, oppure meglio ancora su un documento Word a computer. Questo è importante perché prendere appunti ti porta a elaborare meglio il testo e quindi assorbirlo in fretta. E inoltre, se questa cosa la fai con un supporto elettronico, Word per esempio o Evernote per intenderci, hai poi tutta una classificazione precisa all'interno di cartelle del computer dove tu puoi fare un cerca e andare a trovare tutte le cose che sono mai state dette sul tema dell'autostima e che hai segnato all'interno di quel file. Secondo punto, crea connessioni. Abbiamo questa tendenza acquisita nelle librerie, peraltro, a suddividere in categorie le cose che leggiamo. Psicologia, scienza, storia, biografie, ma la verità è che nella vita queste conoscenze non sono suddivise in categorie, ma sono tutte molto interconnesse le une con le altre. E questo è vero soprattutto per la psicologia, che è la scienza di confine per antonomasia e quindi ha tantissime cose in comune con gli altri argomenti di cui si può leggere anche in libreria. Allora, io le comprensioni più importanti le ho nel momento in cui riesco a intersecare tra loro concetti che provengono da diversi libri, ma attorno al medesimo topic. Magari trovo uno spunto interessante all'interno di un libro di crescita personale e poi, due mesi dopo, mentre leggo la biografia di Steve Jobs, dico: ah, ecco, questo è lo stesso concetto ma raccontato con parole diverse. Più le letture ti permetteranno di creare delle connessioni tra le tue conoscenze pregresse, più riuscirai a sfruttarne l'effetto positivo. Terzo punto, dopo che ho letto un libro cerco sempre di pormi queste tre domande. Quali le 5 migliori idee di questo libro? Se dovessi riassumere il libro sullo spazio di un biglietto da visita, che cosa ci scriveresti sopra? Qual è il 20% di questo libro che può darmi l'80% dei benefici? Sono domande preziose perché ti aiutano ad andare a rivedere le cose che hai appena letto, entrare più in profondità quindi di queste conoscenze e poi a ricordartele anche meglio. E se vuoi, come attività che garantisco essere extra extra efficace, dopo che hai letto un libro fai una recensione oppure fai un video come faccio io dopo che leggo i libri interessanti e lo condividi con i tuoi amici, con la tua community. O se ancora non l'hai vista, dai un occhio alla mia playlist Libri per la mente, dove ci sono tutte le video recensioni dei libri con i quali mi sento a un qualche livello in debito. Nella descrizione di questo video ti lascerò tutti i link del caso. Quarto punto, rileggi ciò che già hai letto. Se hai soltanto 15 minuti per leggere, perché poi devi fare una commissione o altro, prendi quei 15 minuti, un libro che hai già letto e risfogli delle pagine che magari avevi precedentemente sottolineato. Eh sì, perché amici, i libri vanno vissuti, vanno sottolineati, bisogna farci gli asterischi, le orecchie, te devi mangiare. Ok, anche per oggi è tutto, fatemi sapere quelle che sono le vostre strategie per meglio assimilare le letture che leggete e se siete degli appassionati, dei lettori forti in ambito psicologia, crescita personale, vi aspetto all'interno di un gruppo Facebook che si chiama Libri per la mente, dove c'è una community di gente molto molto in gamba che condivide consigli di lettura. Ci vediamo di là, ciao e alla prossima.